Tiziana Marrone, oggi a Ravanusa nell'entroterra siciliano per sostenere Vespi Fiscali, un'associazione che è nata a tutela delle partite IVA, dei lavoratori autonomi, degli agricoltori. È un messaggio di speranza quello che volete lanciare nonostante il background sia quello davvero di una tragedia che continua a mietere vittime, a contare morti. Parliamo forse di omicidi di Stato? Assolutamente sì, sono omicidi di Stato, ma nel vero senso della parola, perché questi suicidi non sono stati effettuati perché così, sono stati indotti da un sistema che ha portato queste persone alla disperazione. Io oggi sono qui, fiera di esserlo, perché intorno a me io vedo tanti uomini, ma tanti uomini imprenditori, commercianti, artigiani. E io ho parlato un pochino con loro tra ieri e oggi, e ho ascoltato le loro problematiche. Io non sono né commercialista, non sono niente di tutto questo, però in questi ultimi anni ho avuto a che fare tanto con questi uomini, i nostri uomini, quelli che non ci devono abbandonare, come ha fatto mio marito e 4.500 uomini da 4 anni a questa parte, anche qualche donna, a dir la verità. E io, il mio messaggio di speranza è quella di dire: il suicidio non è la soluzione, perché dopo la morte non c'è niente, ma c'è chi rimane. In un momento di grande crisi economica, in un momento di grande afflizione, in un momento in cui gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, gli agricoltori fanno davvero fatica ad arrivare a fine mese, il fatto che queste persone abbiano deciso di legarsi insieme, di unirsi, è una speranza. Perché davvero, a volte, io lo dico, il sistema ci vuole tenere nella sottomissione e nella stasi. Munno è stato e munno è, si dice dalle nostre parti, perché abbiamo la convinzione che non può cambiare niente. Andando a casa con tutte le afflizioni, con tutti i problemi, portiamo prima di tutto il fardello del non poter cambiare niente, non è vero. E allora, come possiamo fare tutti insieme? Io sono qui in veste di moderatrice, ma sono qui anche in veste di partita IVA. Cosa possiamo fare tutti insieme? Parlare, discutere, cercare con i rappresentanti delle istituzioni, che sono qui, alcuni di questi sono presenti, il sindaco tra tutti, di creare un dialogo, perché se non creiamo il dialogo e se le istituzioni non si rendono conto che la gente ha bisogno di riproporsi, di trovare lavoro, davvero non ce la possiamo fare. Abbiamo creato questo nostro gruppo Vespri Fiscali proprio per essere una forza e con tutta la bontà, goccia su goccia. So che ce la potremo fare, i problemi sono tanti, ma vogliamo andare avanti e mettere in evidenza le problematiche che affliggono i cittadini e i lavoratori autonomi. Spina dorsale della nostra economia in crisi. Le tasse sono esagerate e il lavoro viene a mancare. Da persone pacifiche che siamo, padri di famiglia, piccole partite IVA, imprenditori di imprese, non nella grande impresa, che sicuramente noi guardiamo con attenzione, con una punta di diffidenza, ma la piccola impresa è stato il tessuto economico, il motore d'Italia negli anni del boom. Nessuno può dire che questo non è vero. Noi, lo dico sempre, siamo quelli che abbiamo firmato il progresso d'Italia e oggi siamo stati dimenticati da una politica che è disattenta, per cui noi chiediamo attenzione. Già con il termine Vespri Fiscali noi abbiamo fatto un 30% di strada in più. Il rimanente è stato dato dalla grande collaborazione che abbiamo trovato. Noi abbiamo iniziato il 29 di dicembre, per chi se lo ricorda, per chi c'era, in una fredda giornata d'inverno, la bronchite mi pigliavo, e abbiamo iniziato un colloquio, un discorso con gli amici,
Ma con quali amici? Con i piccoli imprenditori, con quelli che lavorano. Signor Sindaco, abbiamo iniziato un discorso tra di noi senza guardare le appartenenze politiche. La mission principale di Vespri Fiscali è quella di intessere un dialogo con tutte le istituzioni o forze politiche che avranno la forza e il coraggio di ascoltarci, perché se pensate alla telefonata dell'addigo, si può darsi che domani non dovete più venire ad un incontro che noi abbiamo, ma penso che come noi siamo stati di coraggio, noi vogliamo la sponda delle istituzioni di coraggio per proseguire questa nostra battaglia, che sicuramente potrà portarci ad un buon esito nostro e anche, perché no, vostro. Grazie. Ma noi vogliamo allargarci a macchia d'olio tra Campobello, Naro, Licata, Agrigento, Palermo, sino ad arrivare a Roma, in modo che possiamo andare a dire tutti quanti, non che vogliamo fare un partito politico, assolutamente, noi dobbiamo badare alla nostra azienda, non possiamo fare politica, ma in modo che possiamo fare comprendere a queste persone che noi siamo in ginocchio, perché la crisi è già c'è da sé, più poi queste infilzamenti che ci trapanano ci mettono in ginocchio. L'agricoltore, quando esce a seminare, se va dal vento non mieterà. Quindi cominciamo a prendere cognizione che i nostri padri hanno lavorato duro. Io mi ricordo il mio, come ricorderete sicuramente il vostro, ha lavorato duro per dare una generazione proficua di abbondanza. Cosa stiamo facendo noi per i nostri figli? Ci faccio appello, se non lo fate per voi, almeno fatelo per i vostri figli, per i vostri nipoti, perché quando qualcuno vedo che gli toccano il nipote, allora si sbrazza, fa la qualsiasi. Allora faccio appello a questo qua. Quindi cerchiamo, se vogliamo, un futuro, perché se no, se le cose vanno in questa maniera di qua a 10 anni, saremo tutti al baratro. Il senso della mission dei Vespri Fiscali, il cui agire è improntato al rispetto pieno della legalità e della Costituzione italiana. Una delle, diciamo, dei caposaldi di questa associazione dovrà essere necessariamente il mettere in discussione il sistema del carico tributario alla luce della Costituzione, ma anche rivendicare la sovranità monetaria. Cioè, la moneta, quando viene messa alla base, non deve essere di proprietà di una SPA, di una società per azioni che si chiama Banca Italia. L'Italia deve essere accreditata per ogni figlio che nasce. Ogni bambino che nasce non deve nascere con 40.000 euro di debito, deve nascere con 40.000 euro di credito. Deve essere esattamente al contrario. Se noi avremo la forza di portare avanti questi argomenti, trattandosi di argomenti universali, Vespri Fiscali lo troveremo anche nel Burkina Birbao, lo troveremo in Messico, lo troveremo ovunque ci sia un'umanità che non si vuole rendere alla schiavitù di queste banche. Grazie. Noi siamo contro l'evasione fiscale, questo che sia chiaro, è giusto che le tasse si pagano. L'associazione fiscale e Vespri Fiscale è nata, io sono fiero e orgoglioso di essere uno dei componenti, dei fondatori, perché finalmente ho trovato persone determinate e decise di andare avanti e portarla a fine. Sicuramente vi ricordate che queste battaglie, la crisi non è nata ieri, l'altro ieri, le battaglie che ho cercato di portare avanti, questo movimento è stato sempre azzerato. Ho cercato di lottare per gli imprenditori agricoli, e io sono un dito barrista. Che ora mi dicevo, piccolo te fa lo barista, fatte tu che ti interessa. Io devo ringraziare la signora Tiziana, mi conosce come Mappi, non come mi termina cuore, ma come Mappi, di essere presente qua, ha dato una grande testimonianza e un grande coraggio ci sta dando a tutti noi. Sì.
se veramente dobbiamo riscoprire la voglia di essere comunità, l'amministrazione, il sindaco, il presidente del consiglio, tutti i consiglieri, siano essi di maggioranza, siano essi di opposizione, dobbiamo capire prima di tutto noi che se c'è un'esigenza, un'istanza, una richiesta che viene dal territorio, quella richiesta deve diventare la richiesta e l'esigenza di tutti, perché altrimenti non abbiamo capito niente di quella che è la rappresentanza. E se c'è una richiesta nel territorio di problematiche, di vessazione, di una tassazione, come diceva Antonio, che arriva al 70%, di saracinesche che chiudono, lo vediamo a Cavanusa, ma lo vediamo in tutti i comuni dell'Agrigentino, lo vediamo anche nelle grandi città, a Palermo, non ce la fanno più i commercianti, non ce la fanno più gli intenditori. Un problema c'è e di questo problema dobbiamo parlare. E ringrazio Vespi Fiscali di aver voluto creare un tavolo, creare questa associazione. Noi siamo ben lieti e disponibili a trovare tutte le soluzioni che ci competono. Siamo altrettanto disponibili, io per primo, Michele lo diceva con una battuta, lo vogliamo al posto dell'emblema, ma io sono il primo a sottoscrivere qualunque vostro atto, qualunque vostra iniziativa nei confronti del governo regionale, del governo nazionale, che serva ad alleviare le problematiche di questo territorio e degli imprenditori di Cavanusa. Vespi Fiscali perché nasce? Perché ci sono suicidi, perché siete imprenditori in difficoltà. Qualcuno di voi ho avuto la fortuna di conoscervi, ho avuto il piacere di conoscervi, di sentire le vostre storie. Sento comunque continuamente dire le stesse cose: la crisi, la non tutela, studi di settore. E dove vogliamo andare a finire? Se non ci fosse stato tutto quello che c'è di fuori, Vespri Fiscali non ci sarebbe neanche. Non sarebbe neanche nato, ma credo che se Enzo, mi permetto di chiamarti al nome perché ormai siamo amici, Enzo ha avuto una bella idea, e lui con tutti quanti, di tutti coloro che fanno parte del direttivo, hanno avuto una bella idea. Io spero vivamente, e l'ho detto con lui prima, mentre venivamo giù dal bar di Michele, da MAP. Io spero che Vespri Fiscali diventi qualcosa di nazionale, l'orgoglio della Sicilia, l'orgoglio italiano, perché, e questa è una cosa che ti confesso che non ti ho detto, da sempre io ho pensato che se ci sarà un cambiamento in Italia verrà dalla Sicilia.